Mamma, svegliati sonno. Sanno che lo sono. Lo sanno. Intercettano una vera confessione, dopo aver raccolto importanti indizi sulle sue responsabilità. I carabinieri del nucleo operativo Poggioriale e gli agenti del cellulare Team of Naples dat oggi. Alla fine delle indagini coordinate dal vice procuratore Claudia De Luca ha condotto un 17 anni. Distretto Ponticelli nel primo centro accoglienza delle colline Aminei in attesa dell'udienza fronte. Al giudice investigativo Paola Bruno. Gli investigatori contestano una serie in relazione a un sanguinoso tentativo rapina uno scooter. Che si è svolto il 29 marzo durante i quali i banditi Shotwice contro un ingegnere 32 anni che non voleva consegnare il veicolo. Il video dell'incidente è diventato immediatamente virale e l'ha rischiato la vita e quindi anche l'amputazione di una gamba. La misura precauzionale del posizionamento in un primo centro di accoglienza è stata eseguita contro il 17-year-old, ordinato dal giudice investigativo della Corte Minorile di Napoli. I fatti si sono svolti la sera del 29 marzo all'interno una stazione di benzina in via Reggia Portici. L'uomo aveva subito lesioni molto gravi e rischiato morire trasportato codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Marino. È stato sottoposto a due interventi emergenza per la lesione dell'arteria poplitea giusta con conseguente shock emorragico e successivamente ospedale una riservata prognosi. Per diversi giorni pericolo vita. Le indagini della polizia e dei carabinieri hanno permesso trovare nella casa dei calibro 7,65x17mm 17 anni, compatibili con quelli trovati nel sito della tentata rapina. Le descrizioni fisiche fornite dalla persona ferita hanno fatto possibile raccogliere serie indicazioni colpa contro il 17enne, che è stato rintracciato in una casa a Castel Volturno in compagnia altre persone. Durante la ricerca è stato trovato in possesso di una nascosta all'interno di un guardaroba.